Oggi vi preparo un piatto che fa estate. Parliamo di verdura, prepariamo una ratatouille di verdure, quindi andiamo a fare una sorta di caponata con peperoni, melanzane, sedano, zucchine e cipolla rossa. Iniziamo la cottura delle verdure, noi le cuociamo tutte insieme, ogni verdura ha la sua cottura, quindi partiamo dalla melanzana, tagliamo dei cubotti. In una padella aggiungiamo dell'olio extravergine di oliva. Nel frattempo che le melanzane vanno, preparo il sedano, lo andiamo prima a sbianchire in acqua. Tiriamo via i filamenti con un pelapatate. Andiamo a tagliare anche il sedano piuttosto grossolano e lo andiamo a sbollentare in acqua per qualche minuto. Ci prepariamo nel frattempo i peperoni. Aggiungiamo alle melanzane ancora un filo d'olio, i peperoni, ci prepariamo la zucchina, il sedano sbianchito, iniziamo a salare, ora cipolla, inseriamo anche la cipolla rossa. Per ultimo andiamo a mettere un po' di passata di pomodoro, aggiungiamo mezzo bicchiere circa d'acqua, delle olive denocciolate verdi, inseriamo anche del basilico tagliato grossolano. Ora cuocio per una ventina di minuti e procedo con l'impiattamento. La nostra ratatouille di verdure è pronta, prendiamo un bel piatto conviviale, aggiungiamo del basilico fresco, un filo d'olio crudo. Ed ecco qui, la fate intiepidire, del buon pane e poi provate. Alla prossima, buon appetito!